Un saluto a tutti da Snoggles, ben ritrovati in un nuovo episodio su Mario 3D World. Eravamo rimasti che abbiamo finito il mondo 1, il 2 ed eccoci qua nel mondo ghiacciato, il terzo, primo livello. Let's go. Allora, B cambia. E qui possiamo cambiare personaggio, ho capito come si fa, però al momento non conosco quali sono i livelli che necessitano, diciamo, di un personaggio diverso da Mario. Quindi per il momento stiamo così. Se noterò un po' questa cosa andremo a cambiarla. Allora, qua si possono prendere a calci le palle di neve. Non ne capisco l'utilità. Si possono anche prendere c'è questo spin. Ok, allora andiamo per di qua. Qua forse una trasformazione gatto ci aiuterebbe. Una stella, eccocela qua. Però si devono spostare sti cosi. Ma perché gira così? Ecco appunto, già ho toppato. Però qui sopra sono... Ma non capisco perché gira. Forse è il ghiaccio che lo fa girare. Non capisco. Proprio non capisco. Non lo faceva prima questa cosa. Però effettivamente, se sul terreno normale non lo fa, quindi sicuramente è il ghiaccio che ci fa fare questa cosa. A posto, il mistero risolto. Oh, la foglia! Lo scoiattolo! Ok, qui invece di muovere la codina cammina, fa il walk nell'aria. Perfetto. Ok, siamo arrivati un attimo a capire. Ma cioè, è fighissimo. Stiamo in una scarpa da pattini sul ghiaccio. Pazzesco, ragazzi. Questo gioco è proprio pazzesco. Ok, rimane anche sulla neve. Allora, sbattiamo qui. Non sono riuscito. Oh. Easy. Ci mettiamo da parte. E intanto, come potete sentire, il gatto da di matto è un classico ormai. Ci fa compagnia ormai ogni giorno. E devo cercare di riprendermi una scarpa. No, non ce la ridà. Era solo quella. Vabbè, dai. Ok. Allora. Niente, non ce la ridà. Prendiamo monete a go-go. Sì, perché il gatto fa così, perché si insospettisce del fatto che io stia parlando e non c'è nessuno nella stanza. Quindi sconvolto da questa cosa. Perfetto, allora c'è un coniglio. Non avendo nulla con cui colpirlo, non posso che... C'è anche il tempo limitato, quindi tiro avanti, timbrino, sul ghiaccio, loschissimo, e infatti siamo diventati mini Mario, ragazzi. È sempre più difficile la questione. Oh, lì c'era una stella. Ma non riusciamo. Forse ci vuole lo scoiattolino che non abbiamo. Ok. Era un po' che non giocavo, quindi mi ha preso un po' di mano la questione. Comunque ho preso la foglia in più e non me l'ha data. Non capisco. Comunque
livello l'abbiamo superato, abbiamo visto anche che la stella sta lì alla peggio. Ce l'andiamo a prendere, non ci sono problemi. Ok, perfetto. Secondo, un Bowser di pietra. Allora, premi meno, super aprire la mappa nel regno delle fate, spostarti fino all'ultimo mondo che è sbloccato. Potrei anche vedere il numero di timbrine e stelle che hai raccolto. Ok. Meno, mondo 3. E le stelle ci sono. I timbrini qui. E gli sticker. Allora. Andiamo prima da Bowser. Stella. Una stella richiedeva. Tre stelle a disposizione. Una scalata con delle reti. Griglia ostacoli. Walkie talkie. Metto walkie talkie. Allora, torniamo in pista. Allora, no, ci dobbiamo aggrappare. Non si aggrappa però. Va bene. Andiamo su perché queste reti. Là sopra c'era sicuro qualcosa. Infatti, infatti. Il gatto ci serve tantissimo qui. Sì, però devi saltare di qua, maledetto. Ma dai, su. Ma perché è caduto? Perché è caduto? A mitra proprio. Questo. Ma sta succedendo ancora. Ma perché non si aggrappa? Così magari. Ok. Questo che cos'è? L'aiutino? Una super fata, cioè se non tipo non riesce a superare il livello, mi hanno dato la cosa per incompetenza, ragazzi. Allora. Intanto sei, sette. Non ci riusciamo a prendere una vita, forse per poco, noi ce la facciamo, ce la facciamo. Ok. Questa l'abbiamo presa. Oh, perfetto. Adesso. Due reti. Facilissimo, cioè, è facilissimo, non c'è altro da dire. Entriamo in questo bonus. No, c'era qualcosa più avanti. Ah, e muore così. Ah, mamma mia. Mamma mia, non dico altro. Mamma mia. Non è gatto però. Zampate. Non sono gatto, quindi niente, non funzionano le zampate. Perfetto, almeno questo l'ho preso. Dove è caduto? Cioè, se stavo sulla piattaforma che è larga come le nuvole, dove diamine è caduto? Ok, la piattaforma è larga quanto le nuvole, quindi non posso cadere nel nulla. Ok, ce l'abbiamo. Vediamo se c'è qualcosina dopo. Perché prima c'era qualcosa dopo. Non l'ho preso. Qua zampate di gatto. Ce l'abbiamo, ma a questo punto ci teniamo questo.
questo gatto, questa specie di scoiattolo volante bianco da impedito per eccesso di morti inspiegabili, poi tra parentesi, perché cioè, avevo il gatto e sulla rete, se non si arrampica sulla rete potevano metterci un muro. Comunque, qui ci siamo. Andiamo di qua, questa casa di Luigi's Mansion, tappeti fantasma. Let's go, andiamo così. Ok, sì, è la casa di Luigi's Mansion. Ibu. Mai dare le spalle ai boom, facciamolo andare di qua. Ok, possiamo andare sotto. C'è il quadro dei boom. Pare, non ho visto stelle, non ho visto niente qui. Attenzione. Ok. Possiamo andare di qua. Prendiamoci la bandierina che schifo non ci fa. Torniamo su. No, preferisco il tizio che vola. No. Stanno ritirando tutte le biblioteche. Torniamo sopra. Magari qua c'è una stella. Però è passato troppo tempo e quindi c'è un tempo lì, ma non mi è dato arrivarci al momento, quindi forse devo pigliare il gatto, un super bu che ovviamente mi colpisce. No, è fasullo questo. Andiamo di qua. E allora dovrei provare ad andare di qua. Magari c'è una stella. Magari o magari anche no. Un bu gigante che si vede allo specchio. E niente. Saltiamo di qua e neanche una stella questa casa di Luigi's Mansion, da capire dove sono. Va bene, non c'è stato di alcun aiuto di qua. Che cosa abbiamo? Un tempo. Tempo e non c'è l'ombra di una stella. State lontani da me. No. Non è fake. Non sono riuscito a piazzare neanche una stellina qui. Dove stanno? Proprio da capire. Non l'ho proprio capito dove stanno qui le stelline. Comunque. Ultimo livello. Per questo episodio è veramente travagliato con poche stelline e molti morti. Molti morti. Vediamo un po', intanto il tubo qui ci andiamo subito perché abbiamo bisogno di ristori. Abbiamo assolutamente bisogno di ristori. Oh, un fantastico livello di Todd. 5 stelle, è proprio quello che ci voleva per ritirare un attimo su il morale.
Ok. Andiamo di Todd. Poi anche l'ora tarda, ragazzi. Le connessioni neurali non sono al massimo. Allora, Todd non può saltare, ce lo ricordiamo. E possiamo ruotare. Che succede qui? Va sott'acqua. Ah, che stupido! Da qua! Per pochissimo! No! Ok, va bene. Facile, facile. Allora, andiamo prima a prendere questa. Facciamo in super rapidità. Questa, facile, facile. È che non ho visto quel gradino, non ci ho fatto caso e mi ha fatto perdere un saccaccio di tempo. Prima quell'altro. Prima anche il funghetto, perché il funghetto non ce la faccio a vederlo qua, a ignorarlo. Quindi, poi soprattutto con Todd, cioè, è più forte di me. Quindi andiamo di qua. Ok. Poi su. Dove è andato? No, di qua. Sbaglio sempre sto tubo. Ok. Così. Giù. Poi nel tubo. Push. Sale la marea. Stellina qua. Stellina di qua. E fine. Ok, era facile, ho perso tantissimo tempo per capire quel gradino. È fatto apposta. Ok, quindi ci saluta il nostro Todd, ci regala belle 5 stelle che ci serviranno sicuramente per aprire il castello. E poi, sì, torniamo nel teletrasporto a tubo. E questo, quindi sì, facciamo questo livello. Giardino zuccherino. 100 secondi. No, 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 no. Stavo andando bene. Maledizione. Qua forse con Peach lo devo fare. Questo livello va fatto con Peach. Non posso cambiare personaggio adesso, praticamente, mi stanno dicendo. Va bene. Ce lo facciamo con Mario. Ok, bonus. Almeno una stellina ce la siamo garantita. Perfetto. Ah, vabbè, siamo già arrivati, è cortissimo. Ah, posso farlo per tutto il tempo? Oh, top! Posso farlo per tutti e 38 i secondi rimanenti.
considerando che fa tipo 10 monete ogni 3 secondi. Un paio di vita ce le siamo prese. Dai. Ok. Questo andava fatto con Peach. Però così, di prima mano, senza aver visto mai video, senza aver visto mai niente, quindi ve le prendiamo così, come vengono. Allora, una sola stellina presa qui. E direi di concludere il video con questo. Ok, col circo. Che è tipo un bonus, timbrino. Ah, ok, timbrino. Ah, la principata che piange. Ok. E allora, visto che non è niente di attivo, andiamo almeno a sconfiggere il maghetto? Ma sì, dai, sconfiggiamo il maghetto. E prendiamocela questa stella. Ok. Duello con il maghetto. Facilissimo, la stellina. Excellent. Perfetto. Allora anche la slot, dai. La slot ci sta. Proviamo a prendere, a fare lampaign, anche se sto poco carburato. Sto carburato male. Quindi vediamo come viene. E basta. Ok. Sto per lanciare il telefono al gatto, ragazzi. Lo sto per lanciare. Allora, vediamo un po'. Ne fermiamo uno a caso. No! Per pochissimo. Per pochissimo. Però, tre up, ce le siamo ripresi, dai. Un po' del game penoso dell'inizio, dove ho perso un coffo di vite. Bene, ragazzi. Per questo video direi che è tutto, se no si dilunga davvero troppissimo. Lasciate un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.